Allora, volevo dire questo, il verbo che io ho imparato in questi inizio di playoff in tanti paesi diversi è quello pronunciato dall'illustre maestro Popovic, Greg Popovic di San Antonio, che dopo la sconfitta in casa di un punto in gara 2 contro i Thunder ha detto refocusing, che vuol dire cancellare quello che è successo e ripartire. Il refocusing riguarda anche molto, molto, molto più modestamente il qui presente povero Bonicioli. È una squadra come la nostra che credo sia un buon misto di veterani e di giovani, perché credo che tutto il Paradozza si sia accorto oggi della grande qualità di pallacanestro prodotta da Agropoli, che ha una capacità di sviluppare azioni di extra passaggio sui vantaggi presi o dall'uno contro uno di Roderick o dai loro playmaker, che è di livello altissimo, altissimo. La differenza, e quindi noi non possiamo illuderci, ma nemmeno lontanamente, che gara 4 sarà qualcosa di diverso da questa. Diciamo che offensivamente siamo in un buon ritmo, ma difensivamente 74 punti subiti in casa mi preoccupano per gara 4. Loro sono veramente bravi, bravi. Tenete presente che giocano senza due giocatori importanti come Carenza e Tavernari. Quindi dobbiamo continuare a concentrarci sull'aspetto difensivo, ruotando i nostri giocatori in maniera ragionevole, in modo tale da avere i protagonisti freschi nei momenti che contano. Oggi avete visto che impatto hanno avuto Carraretto e Jonte rientrati dopo che per l'ennesima volta Agropoli, con questo grande orgoglio che l'ha contraddistinta in tutta la stagione, a inizio di quarto ci piazza subito un 6-8-0 in parziale e ritornano a meno 5. Abbiamo avuto bisogno del miglior Carraretto e del miglior Jonte Flowers per ricacciarli indietro ancora una volta. Per cui permettetemi di sospendere qualsiasi tipo di giudizio al di là della soddisfazione di aver per il momento mantenuto il fattore campo, perché so che gara 4 sarà durissima, durissima. E quindi complimenti a loro, perché giocano veramente una pallacanestro di una qualità incredibile, avendo anche loro proposto tantissimi giovani, dei quali devo dirvi, questo ragazzo, ce ne sono tanti bravi, ma questo ragazzo, questo guaccio, io non, onestamente lo chiedo a Corsi, non so, non me lo ricordo a livello giovanile, ma non ho ancora sbagliato un tiro in tutta la serie, cioè una roba. Gioca con una sicurezza che soltanto un allenatore che si fida dei giovani può avere, quindi io ho molto rispetto di loro e non voglio parlare di niente che non sia il primo minuto di gara 4. Se vuoi farmi delle domande. Sì, coach, si parlava dell'importanza dei veterani. Sì. Penso al Carraretto. E ieri a Lisa di Medici si parlava anche dell'importanza del leader, del fatto che il gruppo che sceglie il leader, le azioni salienti, la squadra è andata di Monte a Carraretto. Se noi, insomma, in questo motivo, questa è una cosa che ho detto ai miei giocatori, ma che sintetizzo così: il playoff è il momento in cui ciascuna squadra tira fuori il meglio di se stessa, ed è prevedibile che se si è arrivati fino a qui, noi come Agropoli, come tutte le altre squadre che stanno partecipando a questi playoff, si abbiano le idee chiare su dove si deve andare nei momenti chiari. Ancora adesso noi abbiamo avuto un 3 o 4 azioni, sai, soprattutto dopo il rimbalzo offensivo conquistato, in cui abbiamo tentato di risolvere individualmente invece che fare quello che è previsto si faccia. Però insomma, diciamo, per il momento l'investimento importante che abbiamo fatto sui due americani e su Marco Carraretto è stato un investimento, non una spesa, nel senso che non ci hanno mai tradito e che hanno sempre dato quello che dovevano dare, agevolando la carriera di alcuni giovani. Avete visto che Matteo Montano sta tornando a buoni livelli, che Leonardo Candi continua a offrire buone prestazioni. Io mi aspetto altri protagonisti in gara 4, che ribadisco sarà ancora più dura di questa. Forse una delle chiavi per riuscire a scappare è stata anche l'aver fatto commettere di fargli a Roderick, che mi sembrava anche una scelta, cioè l'avete attaccato. Ma sì, ribadisco, ormai i giocatori sanno più di me, hanno più informazioni di me su Agropoli, nel senso che sanno tutto, poi loro hanno l'esperienza del campo, la sensibilità del campo. Però ribadisco, in una partita punto a punto, in una partita impegnativa, è chiaro che oggi
il coach è andato, Paternoster è andato a risparmiare i suoi titolari negli ultimi minuti preparandoli per gara 4. Cioè, io sono convinto che in gara 4 loro andranno fino alla fine con quelli più importanti, fermo restando che nonostante le due assenze hanno tanti giocatori che possono essere determinanti. Quindi non dobbiamo aspettarci un finale come questo, perché con tutto rispetto al coach per i ragazzi che Paternoster schiera, nei minuti finali ci sarà Roderick, ci sarà Trasolini, e quindi giocatori di grande qualità che, come hanno fatto vedere già in gara 2, possono alzare nel momento del dunque la loro prestazione in maniera straordinaria. Quindi dobbiamo stare concentrati, perché non c'è più margine di errore. Allora la concentrazione sull'obiettivo deve essere noi, come tutti gli avversari che abbiamo incontrato fino adesso, che incontreremo, mi auguro, da qui in avanti. La concentrazione fa la differenza. E da qui dipende l'innalzamento del percentuale. Sicuramente è una buona forma fisica. La concentrazione alza il percentuale di tiro, la concentrazione ci fa fare un close out ancora in più su questa loro fantastica circolazione di palla, la concentrazione ci fa prendere un rimbalzo in più, riduce, oggi siamo andati a 11 palle perse, che credo sia il nostro record stagionale, pur avendo mantenuto una difesa aggressiva per 40 minuti. Allora, sono tanti piccoli dettagli che vanno migliorati, perché ribadisco, la prestazione di questa sera per battere Agropoli in gara 4 non sarà sufficiente. Una domanda velocissima, rispetto alla condizione fisica che ha Raucci. Raucci ha giocato una gran gara 1 sulla freschezza, e per questo che abbiamo bisogno anche di altri. Segnalo questa sera il grande lavoro non soltanto offensivo, ma con 4 su 5 da 3 punti, ma anche il grande lavoro difensivo che Marco Caraletto ha fatto su Roderick, perché noi abbiamo diversi giocatori che possono marcarlo. Gennaro Sorrentino ha fatto molto bene in gara 1, però ribadisco, loro sono clamorosamente bravi nel trovare l'uomo libero e tutti sanno di poter tirare grazie a questa straordinaria circolazione di palla che c'è a Agropoli. Quindi concentrarsi solo su Roderick sarebbe pericoloso, perché hanno tanti altri giocatori che possono punire, come ha fatto per esempio in gara 2 di Prampero, che ci ha ammazzato con due uomini dagli angoli, che ha ricominciato come era finito in gara 2. Se c'è l'ultima, facciamo l'ultima, se no. Continuate ad allenare fino alla fine, anche perché ad allenare nel senso a tenere alta l'intensità, anche perché magari non hai così tanto tempo tra una gara e l'altra per tenere. Sì, no, noi diciamo dobbiamo dare spazio a tutti, abbiamo due under 20 che sono undicesimo e dodicesimo giocatore della squadra. Mi è dispiaciuto per Quaglia, ho messo proprio due spazi, si è arrabbiato, ma non in questo momento ci trovo tempo di essere generoso con nessuno, ci daranno una grande partita. È chiaro che l'intensità è stata il nostro marchio di fabbrica tutta la stagione, l'unica partita in cui nell'arco di un intero campionato abbiamo pensato di fare a gara chi siano di più, non ci sono bastati 94 punti per l'arco di 40 punti. Non c'è altra strada che quella della difesa e quindi del coinvolgimento di tanti giocatori nella rotazione. Ok, va bene, grazie.